Ogni volta quando dico quanto guadagno in tutto, tra televisione, radio e tutto, le persone dicono così poco. Come? Scusa, visto il grande successo della Zanzara, hai mai pensato di metterti in proprio e farlo da solo, senza... Non lo so, chiedo. Da solo nel senso cioè, senza un'azienda dietro. Sì, come te, come datore di lavoro della Zanzara, come sì, proprietario proprio. Sì, però il problema è che... E che per una serie di motivi che adesso sarebbe lungo elencare, ho sempre pensato, almeno fino adesso, che la forza appunto sta nella presenza, è come bestemmiare in chiesa, no? Cioè un luogo che è un po' una messa cantata e poi arriviamo noi che un po' scompaginiamo il tutto. Però è anche vero che se uno sente in podcast questa storia qui non esiste. Insomma, molti dei nostri ascoltatori sono di podcast, non è che c'è il contrasto con quello che avviene nella radio, cioè è un podcast qualunque. Sì, sì, chiaro, anch'io sono per cui questo effetto straniante della messa cantata e poi arriviamo noi che bestemmiamo, tra virgolette... Non stona per niente. Non c'è più nel podcast, per cui sì, ci ho pensato tante volte, mi hanno fatto tante offerte, ma l'ho sempre rifiutato, un po' perché sono un conservatore... E mi piace il posto in cui sto, il supporto che ho, c'è una dialettica continua, mi pagano bene. E quanto? Io guadagno, posso dirti, io non guadagno tantissimo, ogni volta quando dico quanto guadagno in tutto, tra televisione, radio e tutto, le persone dicono così poco. Come? No, ti giuro, così poco. Sì, io guadagnerò intorno, che ne so, adesso 300-350. Mila all'anno? Sì, sì. Va bene, non è pochissimo. Metti o lordi? No, lordi. Sto parlando di lordi. 3-3,50, dipende dagli anni, dalla televisione, da altre cose che faccio. Grazie, quindi ieri abbiamo intervistato Feltri e per no, 300, cioè nel senso non è poco, ma non è che dici sai guadagni un milione l'anno. Sì, sì, certo, cioè, magari. Cioè nel senso non è uno, ma le volte in cui ho parlato con qualcuno non tanto dell'ambiente, editori eccetera, quanto guadagni, io poi dico sempre la verità su questo, non sono uno che dice no, dico guadagno è per farmi offrire di più, perché poi tanto le cose si sanno. Ho detto pensavo di più. Guarda, no, cioè non... Ma poi a me dei soldi non me ne è mai fregato un cazzo, posso no, dirti? Poi sì, io l'adrenalina, per me è più importante l'adrenalina dei soldi. Se non avessi adrenalina, avessi soldi, ma libero, che cazzo ci fai con i soldi? Vivo anche. Cioè, non... Ma senti, te, no, spari proprio, cioè si vede proprio. Cioè i soldi servono per dire no agli stronzi. Bravo, ma poi a un certo punto non sai neanche come spenderli, non hai voglia, adesso non ce la fai. No, vabbè, poi forse se avessi questo attaccamento così ai soldi non saresti così aperto. È che può comprare no, stronzate. O comunque avresti sempre la paura di quello che dici. Ma no, perché i soldi in realtà no, questo non è vero, perché i soldi ti danno quella sicurezza di poter fare quello che vuoi. I soldi contano tantissimo per un motivo molto semplice. I soldi ti danno la libertà. I soldi ti danno la libertà di non fare quello che non ti piace fare, come ho detto prima, di dire no agli stronzi, di dire no alle persone che non ti piacciono, di rifiutare i lavori, di fare esattamente quello che ti... Dunque i soldi sono fondamentali. Però dipende quanti soldi. A me bastano questi soldi per dire di no a tante cose che non mi piacciono. Chiaro. E c'è un'altra persona che lavora nella radio, un altro conduttore, insomma, radiofonico, a cui ti ispiri, che ti è piaciuto particolarmente nel corso italiano? Italiano, sì. Italiano no. No, nessuno. Italiano no, in America sì, vabbè, ma Howard Stern e tanti conduttori americani di quel tipo lì, cioè... Tu guardi molto più là, no? Che qua. Ma sì, ma tutti guardiamo là. In vero. Realtà poi anche la radio americana ultimamente non offre grandi modelli di radio, diciamo, di talk radio, podcast, diciamo, no? Sì, però. Sì, sì, podcast moltissimo, ma sono dei podcast molto partigiani spesso, no? Poi sì, c'è Joe Rogan, che però è un'altra dimensione. Però sono cose che non hanno nulla a che fare con la radio, per esempio, sono veri e propri podcast, che è una cosa un po' diversa, cioè non hanno l'interazione col pubblico. Guarda, a me mi hanno chiesto, abbiamo fatto una roba con Spotify, un tentativo con Spotify tempo fa, mi offrivano anche dei soldi. Il problema di Spotify è questo, che non c'è l'interazione, perché devi dargli un prodotto, non c'è la diretta, dunque devi dargli un prodotto finito. Ascoltiamo oggettivamente la Zanzara, prodotto finito, e devi mettere gli ascoltatori, convocarli prima, reclutarli prima, è un po' innaturale, cioè sì. È un po' innaturale, magari trovi il modo di farlo, però è un po' più complicato. Cavolo, se ci penso, cioè in live è tutta un'altra cosa, in live è un'altra cosa. Perché sai, noi ora si registra, magari sì, uno dice tagli, fai. In live è no, il live ha la grande forza del live. Contro, Sì, la grande forza del live è che è più vero. Sì, però nello stesso tempo è meno curato, se vuoi, puoi anche curarlo un po' meno. Io lo curo lo stesso come se fosse un podcast, perché ormai è praticamente un podcast, però oggettivamente è meno, cioè puoi anche andare lì, aprire i microfoni e quello che succede succede. Dunque
Può anche essere meno curato, no? Cioè, anche se un giorno ti prepari meno, vai lì, ti inventi, cioè, leggi due o tre cose, vai, apri i microfoni e qualche gancio per rendere la puntata viva lo trovi. Per cui è meno impegnativo del podcast. Il podcast devi pensare cosa fare, le domande, devi trovare le persone per no, ospiti, eccetera. Noi potremmo fare anche una puntata senza ospiti, volendo. Cioè. Sì, certo. Cioè, noi solo per Renzo bastava. Sì, gli ascoltatori, gli audio presi da altre trasmissioni. Cioè, io sogno di fare una cosa di questo tipo, la forza di fare una cosa di questo tipo. Poi, in realtà, facendo 2 ore e mezzo, qualche cosa serve.